La parte settentrionale del Mar Rosso, che si estende presso la penisola del Sinai, è universalmente nota come l'acquario di Allah. La straordinaria varietà delle forme di vita che popolano la barriera corallina e i colori accesi degli ambienti dall'atmosfera incantata fanno di questo tratto di mare un luogo unico al mondo. Le cernie sono abili cacciatrici. Sono pesci molto territoriali, ben rappresentati nella barriera corallina, dove sono presenti con numerose specie, come questa variola dalla coda a falce. Oppure questa cernia maculata dalla colorazione poco appariscente. O ancora questo grosso esemplare in livrea mimetica. I pesci che abitano il reef corallino presentano la stessa forma, un corpo sottile ed appiattito per potersi meglio infilare nelle spaccature, nelle tane e nelle strettoie tra i coralli. Proprio come sta facendo questo pesce angelo imperatore dagli occhi curiosamente mascherati, abile a manovrare anche in spazi ristretti. Le triglie gialle e blu cacciano muovendosi in gruppo, cercando fra le madrepore il cibo che localizzano grazie ai barbigli tattili sensibili agli odori. L'istinto a riunirsi in gruppo è fortissimo anche in questi lutianidi, che costituiscono banchi enormi formati da migliaia di individui, talmente fitti da nascondere talvolta la luce del sole. I pesci pagliaccio, invece, rifuggono gli affollamenti, preferendo la tranquilla vita di coppia, ben protetti dai tentacoli urticanti dell'anemone, il cui veleno, mortale per qualunque altro pesce, è per loro innocuo. Scende la notte sulla barriera corallina e nugoli di piccoli pesci si affollano davanti alle torce subacquee. Altri dormono, tranquillamente adagiati tra i coralli. I denti saldati fra loro costituiscono una sorta di becco, la caratteristica distintiva dei pesci pappagallo che si alimentano frantumando i duri coralli. Anche i pesci pappagallo dormono immobili e ogni notte formano una bolla di muco entro la quale si riparano. La stessa cernia incontrata durante il giorno, nelle ore notturne cambia la livrea e appare di questo colore. Una coppia di pesci angelo cerca un luogo adatto per trascorrere la notte. Mentre il pesce pagliaccio è solito sprofondare tra i tentacoli dell'anemone. Ci sono pesci che di notte dormono, mentre altri vanno a caccia, proprio come fa questo pesce farfalla. È un lontano parente dello scorfano, possiede eccellenti qualità mimetiche ed è provvisto di aculei dal potente veleno che, usati come arma di difesa, possono infliggere punture dolorosissime. Differente la strategia difensiva del pesce istrice, che quando si sente minacciato si gonfia per spaventare l'avversario. Non sempre, però, il trucco ottiene l'effetto desiderato. A prima vista sembra una foglia di radicchio. In realtà è una delle branche di una grossa lumaca, il cui guscio, ridotto, è nascosto tra le pliche del mantello. È la ballerina spagnola. Può raggiungere i 40 centimetri di lunghezza. Come le lumache, si muove strisciando sul fondo, ma deve il proprio nome alla capacità di nuotare contraendo ritmicamente il corpo, i cui movimenti flessuosi ricordano l'agitarsi della gonna di una danzatrice di flamenco.